Oggi ragazzi parliamo di un piccolo trucchetto, un trucchetto per Android con il quale potrete scegliere di condividere posizioni fake, posizioni fasulle su WhatsApp, su Facebook e anche in Pokémon Go. Quando vi trovate per esempio su WhatsApp e volete condividere una posizione con un vostro amico, ad esempio, non potete condividere delle zone, degli indirizzi lontani dalla vostra posizione. Ebbene, in questo video vi farò vedere proprio come si fa. È un trucco che funziona in tutte le app Android, quindi anche nei giochi come Pokémon Go, se voi vi trovate da qualche parte lontano da un Pokémon o da una palestra, per dire, con questa app potrete avvicinarvi alla palestra in modo tale da andare lì virtualmente ma rimanendo sempre fermi. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. Potrà sembrarvi una procedura piuttosto lunga, ma credetemi non è così. La prima cosa da fare è scaricare dal Play Store l'applicazione Fake Location Spoofer Free e dopo aver fatto questo bisognerà andare nelle impostazioni del dispositivo, andare nelle informazioni del software e premere più volte sulla scritta versione build. In questo caso nel mio smartphone è già attiva, ma nel caso in cui non fosse attiva si attiverà la funzione Opzioni Sviluppatore. È proprio in questa sezione che bisognerà entrare per impostare l'applicazione di posizione simulata, selezionando la voce e scegliendo l'applicazione che abbiamo appena installato, il servizio sarà attivo. A questo punto non resta che avviare Fake GPS e scegliere la location falsa che si vuole condividere. Tutto quello che bisognerà fare sarà proprio selezionare sulla mappa il punto che si vuole venga impostato come propria posizione GPS e premere il tasto play posto in basso a destra. A questo punto il gioco è fatto, il sistema non utilizzerà più il GPS per impostare la posizione, ma utilizzerà quella falsa dell'applicazione, e ogni volta che andremo a condividere la posizione, come per esempio su WhatsApp o come per esempio su Facebook, le applicazioni crederanno che ci troviamo nella posizione che abbiamo scelto precedentemente. Ma non finisce qui, questo sistema, come vi dicevo, funziona con tutte le app Android e quindi anche con Pokémon Go, ad esempio, è possibile impostare una posizione fasulla, posizione che verrà quindi poi visualizzata nel gioco. È un trucco che in effetti non funziona sempre perché gli sviluppatori con gli ultimi aggiornamenti hanno cercato di evitare questa possibilità. Avete visto che in questo modo potrete impostare manualmente la posizione e condividerla con tutte le applicazioni compatibili, con tutte le applicazioni che sfruttano il GPS e anche con i giochi in Pokémon Go, per esempio, potrete usare questo trucchetto. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.